Una fontana vuota e un grande foro al centro rischiano di diventare un pericolo. Succede nel parco Alberto Giaquinta a Ostia e molti cittadini si dicono preoccupati. È stata una volta bella quella fontana. È stata? Una volta è stata bella. Adesso... Ah, una volta lo era? Sì, sì. Adesso? Manca acqua, manca tutto. È bruttina. Lei che mi dice signora, adesso com'è questo giardino? È un po' malandato. Un po' malandato. Ha notato che nella fontana c'è un buco grande, insomma bisogna pure stare attenti. Io ho detto pure a mia nipotina che non si deve avvicinare perché quel buco non lo so dove va. Non sappiamo neanche quanto è profondo. Esatto, che non si c'è l'acqua. Ma è una vita, Che sta così con la fontana? Sì, sì. E non lo mettono a posto? No. Lei ci fa le passeggiate qui? Ci ho portato il cane. Anche se è bruttino. Sì, però che fanno? Dove porti? Il giardino si trova al centro di Piazza delle Repubbliche Marinare, un'area ampia e centrale, ma dove i genitori preferiscono non portare i loro figli, specie se hanno l'età per correre e giocare. Ci confidano che temono che in un momento di distrazione possano infilarsi in quella fontana con il rischio di finire nel foro. Stesso timore palesato dai padroni dei cani. A parte gli spuntoni su, ma anche il buco. C'è quel buco che non si capisce quanto è profondo, se è profondo. Sì, infatti, non lo so, effettivamente non, tante cose non si rendono conto, però... Questa effettivamente è particolarmente pericolosa. Quindi invitiamo i nostri telespettatori a stare attenti. State attenti quando passate qui, non entrate nella fontana. Infatti sì, soprattutto i bambini, ma anche un cane. Purtroppo le aree verdi di questa zona sono in condizioni pessime da tempo. Alcuni spazi vengono curati dal comitato locale, altri peggiorano di giorno in giorno per via di incuria, tempo, vandalismo e mancanza di manutenzione. In particolare però stavolta i cittadini non si lamentano solo del degrado, ma chiedono che quel foro venga coperto e quella fontana messa in sicurezza.